Salve care amiche e cari amici, vediamo che riesco a fare. Allora, era da un po' di tempo che non lanciavo una premiere e vabbè, io adesso mi sembra di essere vestito come in Squid Games. Ho preso questa bella felpa. Forse questa premiere va in onda il sabato, ma voi lo saprete soltanto il sabato quando la guarderete, come premiere alle 17 o alle 18. E così mi sembra di essere in Squid Games, quello sparatutto, quel film, no? quella serie. E adesso che vi ho detto questa battuta, che mi sono vestito così per questa battuta, io ormai faccio le premiere come se fossero delle live. Mi levo la tuta del calamaro. Non è tanto calda come potrebbe sembrare. Qualcuno mi ha detto: ma non c'è troppo caldo per questa giacchettina, per questa felpa, questa giacca di felpa, questa Allora, un bel primo piano. Sono rimasto senza. Di che parlare? Di che parlare? Perché a volte io ho l'occasione di fare un video, di fare una live, di lanciare una premiere, come in questo caso, e poi invece devo cercare di che parlare, perché non mi programmo mai, non faccio i compiti, non studio, e quindi c'ho tanti argomenti dei quali parlare, ma inizio che i primi minuti sono di delirio puro, siamo alla follia. Però, come dire, siamo alla follia veramente. Caduto Draghi, siamo alla follia. Ma chi lo ha votato? Come mai si è ritrovato a governare? Con l'appoggio di quali forze? Dicono che si erano coalizzati tutti per appoggiarlo. Siamo alla follia. E poi lo hanno fatto cadere fra tutti. Scusate, ma ho bevuto dell'acqua mandata di traverso. Siamo alla follia. Le cipolle di oggi del pranzo. Allora, ma chi lo ha letto il predecessore di Draghi, Conte, e chi ha letto, Monti? Da un po' di tempo che non si sa chi governa in Italia. Se voi andate a vedere, dei miei video di anni fa, addirittura del 14, fatevi questo favore di andare a vedere dei miei video del 2014-2016. Cercate governo Italia, perché io già ho parlato in precedenti video che non so chi governa realmente in Italia. E poi, questo lo dico prima di continuare a parlare, se vi piace il contenuto di questo video, sotto il video c'è un'icona a forma di cuoricino, di cuore, ed è il super grazie.
voi facendo clic lì date una donazione, un'unica donazione, ma il vostro commento sarà messo in evidenza, sarà messo in evidenza il vostro commento come se fosse la super chat. Poi durante questa premiere, se volete donare del denaro, nella chat potete fare super chat o stickers, e sarà anche un altro modo di supportare questo canale, perché attualmente YouTube mi deve $15, mi deve, e devo arrivare almeno a 100 perché mi possano pagare. E poi, se proprio volete supportare il canale, allora abbonatevi, avete 5-6 livelli di abbonamento, e nei vostri commenti e nei vostri interventi anche in chat ci sarà un evidenziatore che farà vedere che voi siete abbonati. Quindi quando voi commenterete dei miei video sarete evidenziati in modo diverso dalla gente comune che magari non è neanche iscritta. Questo mi aiuterà molto ad andare avanti, perché per esempio adesso mi sto filmando con una filmatrice dell'anno 2010 che purtroppo già lo schermino rotto, che già gliel'ho riparato due volte, e poi mi costa più della filmatrice stessa. Ritornando a noi, chi ci governa in Italia? Io me lo sono sempre chiesto, almeno dal 2000 dal 2000 ad oggi non ho trovato delle risposte. Quindi se voi sapete perché c'è stata qui questa crisi di governo Draghi, chi è che lo ha fatto cadere, e poi oltretutto perché lo hanno fatto cadere quelle stesse forze politiche che lo appoggiavano, e ditemelo voi, io non ho la benché minima idea. E veramente è una cosa strana che è successa sorpresivamente. Comunque questa crisi si veniva annunciando già da tempo, preannunciando. È stato un poco come il Conte ed il Conte bis, che ha ripetuto gli iter della Prima Repubblica, perché forse molti di voi sono troppo giovani per saperlo, per ricordarselo, ma quando io ero piccolo e anche ragazzino, negli anni 70, anche 80, ci sono stati molti impasti di governo, e quindi il Moro 1, 2, 3, 4, 5, 6, Andreotti 1, 2, 3, 4, 5 bis, quando non si voleva dire che era il sesto governo Andreotti si diceva bis, tris, insomma dei casini, anche perché molte volte i governi duravano meno di 12 mesi, addirittura qualche mese, un mese, e in questo modo, per non doversi dimettere e rifare un altro governo, dicevano che c'era il Dorotei bis, ma in pratica era un altro governo, anche perché facevano un rimpasto di governo. Quindi alla fine, magari, ecco, c'era uno sketch comico nel quale stanno tutti seduti intorno a un tavolo, all'improvviso si alzavano, si mettevano ancora a correre intorno al tavolo e si sedevano, quindi si scambiavano le poltrone, i ministeri, e c'era sempre qualcuno che rimaneva in piedi. Quindi i rimpasti di governo erano quello, era che si scambiavano le poltrone, e poi quando invece c'era per esempio un Andreotti 2 o 3, era che si andava alle elezioni. Ma siccome si votava per non si votava per politici, credo che anche adesso è così, ma sono i partiti che scelgono poi chi andrà al potere, e allora
di nuovo tutte le forze politiche che avevano per esempio voluto far cadere il governo Andreotti o Moro arrivavano alla conclusione che per evitare ulteriori crisi bisognava rimettere al governo o Moro o Andreotti. Allora Andreotti ritornava con l'Andreotti 2, 3, bis, 4, 5, cambiavano i ministeri, i ministri, non il presidente del Consiglio dei Ministri. Magari cambiava il presidente perché era passato il tempo, magari no. Ecco, con Conte è successo lo stesso, con Draghi non so se è successo lo stesso. Ma com'è possibile? Adesso non so neanche qual è il nuovo primo ministro. Se ancora continua la crisi di governo, perché ci ritroviamo in una contingenza storica, politica, economica, con questo della guerra in Ucraina, con tutte le varie faccende brutte, e ci ritroviamo magari senza un governo ben definito. Ma che immagine prestiamo al mondo del nostro paese? Che immagine presentiamo? È veramente triste, è veramente un qualche cosa di cui non ci si dovrebbe vantare. Presentiamo l'immagine di un paese debole. Non so, potremmo pure passare per una Russia quasi, soltanto che all'estremo opposto. Invece di esserci un governo inflessibile e quasi dittatoriale, se non dittatoriale, e noi si è una democrazia troppo deboli. E poi vabbè, un altro argomento che mi premeva, di cui mi premeva parlare, e che se avrei fatto una live avrei di sicuro discusso con quanti avrebbero partecipato, ma siccome non me la sento di fare una live e poi voglio fare una premiere per sabato, allora ne discuto qua. Infatti il titolo di questa premiere sarà Crisi di governo e stalkers, perché voglio ritornare ancora una volta sull'argomento degli stalkers, che sono veramente un flagello. Ma ecco, io mi dispiaccio per gli stalkers, perché YouTube gli ha tolto loro l'unica soddisfazione che avevano nella vita, perché ha tolto i non mi piace, cioè i non mi piace li può leggere il creatore di un video, di un contenuto, ma non il pubblico. Prima uno aveva la possibilità di togliere la visione dei like e dei dislike, adesso si può togliere soltanto si ha soltanto l'opzione di togliere la visualizzazione dei like, ma a chi conviene togliere quello? Tanto non è che me ne daranno molti di like. Comunque YouTube ha deciso che ormai i dislike non hanno nessuna ragione d'essere, e infatti è così. Perché? Perché per i video che veramente sono reprensibili, allora si deve fare una segnalazione, perché sono cattivi, ma non dal punto di vista estetico, proprio perché hanno un contenuto che può essere considerato grave. Invece per i video che non sono cattivi, ma eventualmente possono non piacere, non importa a chi piacciono o no. Per esempio in altre reti sociali si mette il cuoricino, non si mette neanche il like, e in una rete sociale in particolare si ha opzioni di mettere la faccina arrabbiata che piange, l'applauso di mani, ma ormai
i like sono soltanto un incoraggiamento al creatore di contenuto, non dimostrano nulla. E comunque nel passato, quando anche i dislike contavano, non contavano come si credevano gli haters per buttare giù un video, ma innanzitutto per dire al creatore che magari a 20 persone il video era piaciuto e a 200 no, era orientativo, così tanto per dirgli: guarda, è inutile che continui a fare su questo argomento, perché alla maggior parte delle persone in qualche modo quel video non è interessato. Ma dal punto di vista statistico, anche i dislike generavano delle reazioni, quindi alla fine generavano traffico e visualizzazioni, e quindi rendevano popolare un video più di quanto gli haters avrebbero voluto. E quindi mi dispiace per gli haters, perché io ho avuto un sacco di haters, infatti li ho sfidati a commentare i miei video, a mettere dislike, che ho ricevuto in un determinato momento tantissimi dislike, soprattutto nel mio video, un video tutorial di idraulica casareccia, che gli haters gli hanno dato tantissimi dislike, dicendo che anche era tecnicamente incorretto. E io ho detto agli haters in più di un video: vi sfido a darmi dislike, vi sfido a commentare i miei video se ne avete il coraggio, oltre a dargli dislike, e a condividerli ad altri haters o dislikeatori seriali, affinché anche loro facciano lo stesso, affinché loro vi emulino nel darmi dislike e nel commentare i miei video e condividerli. C'è stata una che si diceva una sedicente amica hawaiana, e poi un mio amico ha caricato i suoi video nel suo canale, ma aveva detto: guarda Sant'Enchan, ti ho salvato due o tre video, ne aveva fatti tantissimi guidando la macchina, non so, è partita, sembrava di sera, e parlando e guidando, lei hawaiana, ha fatto l'alba, la mattina, chissà per quante ore ha guidato, perché mi aveva detto questo amico che aveva fatto più di 10 o 20 video di un'ora ciascuno, quindi ha fatto un largo viaggio. Poi andava cancellando i video, si vede che erano degli sfoghi. Comunque io no, non ho voluto salvare quei video perché per renderla più popolare a lei, e poi ho detto: magari rischio che c'ho delle ripercussioni nel canale. Comunque è successo nel 2019, e questo amico ha detto: basta che cercate voi in YouTube Sant'Enchan con o senza hashtag. E questo amico mi ha detto: vabbè, li salvo io questi video che ho potuto salvare, perché li sta cancellando nel mio canale, nel mio conto. E a lei la chiamo sempre scherzosamente mangiatrice di pizze all'ananas, perché non la chiamo per nome, a parte che ha cambiato molti canali, gli ha cambiato il nome, ma ci siamo conosciuti nella piattaforma di foto Instagram. E lei sin dall'inizio si è mostrata amichevole, gioviale, sai, no? All'inizio gli stalker, gli odiatori sono molto amichevoli, magari sono animati dalle delle buone intenzioni, chi lo sa. E mi ha detto che voleva la mia collaborazione, poi in mesi che ci parlavamo, forse fin dal 2016, anni 17, e io gli ho detto, siccome il suo assillo era quello di ottenere più visuals in Instagram soprattutto, perché lei faceva con un'applicazione che prima era un'applicazione soltanto, che io sappia,
poi è diventata una rete sociale, non faccio il nome, ma lei faceva delle animazioni di 15 secondi e già c'aveva una certa età, perché aveva una figlia di 20 anni, quindi forse aveva grosso modo la mia età. Fare delle animazioni di 15 secondi con effetti speciali, vabbè, ma lei aveva un canale di YouTube pieno di quei video e anche li caricava in Instagram. Allora aveva molti profili di Instagram che andavano sparendo e io gli chiesi perché, e lei mi disse che era a seguito di problemi che aveva avuto con delle persone. E poi lo seppi, cioè gli stessi problemi che ha avuto con me, cioè se fai dello stalker ti denunciano e ti chiudono i profili. È già tanto che adesso c'ha dei profili in Instagram che sono inattivi proprio dal 2016-2019. Qualcuno lo ha continuato a chiudere. E allora io gli dissi, visto che io erano già molti anni che stavo, non so se siete su Instagram, e c'avevo già 7.000-8.000 fotografie e video, perché non utilizzi l'hashtag o il cancelletto Santenchan, perché in molti cercano il mio contenuto, cosa che è perfettamente vera. E allora lei disse, ah va bene, fa pure te con me. Comunque lei era lei che ci guadagnava, non io, perché nel suo profilo c'aveva decine di iscritti anche in Instagram e decine di like. Io in quel periodo, siccome ci andavo giù tosto con Instagram, sono anche arrivato a avere 4.000 o 5.000 pollicini a foto, in quel periodo, cercate 2017, 2019, 2015, perché ci sono dei siti web che ti dicono per paese e per anno il contenuto di Instagram. E allora gli dissi, va bene, se la gente che cerca il mio materiale, perché io stavo trascurando addirittura YouTube per postare video e foto in quell'app, se, e quindi avevo più di 4.000 iscritti, poi se non sono andati, perché cioè l'ultima foto che ho caricato, l'ultimo video, non mi ricordo di quando è, ma è il penultimo di molto tempo fa. Allora gli dissi di usare il mio hashtag personale che uso da tutta la vita, e a quel punto iniziò a odiarmi, perché vide che non arrivavano a lei per il suo contenuto, ma per il mio, e che una volta che guardavano quella foto non guardavano nessun'altra. E allora iniziò a volere fare lo stesso YouTube. Io gli dissi, va bene, utilizza anche nei tuoi video, e io questo lo dico a tutti voi, se siete arrivati fin qui guardando questa premiere e volete incrementare le visuals, non è un qualche cosa che vi posso garantire al 100%, infatti altrimenti ve l'avrei detto dall'inizio del video senza preamboli, è un qualche cosa che mi viene in mente adesso raccontandovi questa storia. Ma se volete veramente incrementare le visuals, a me mi seguono tantissimi in YouTube, e allora potete mettere l'hashtag, il cancelletto Santenchan, e vedrete che magari mettendo hashtag Santenchan avrete un incremento di visualizzazioni. Però mi raccomando, due cose: innanzitutto mettete non più di 30 hashtag e non li ripetete nella descrizione del video, magari parole chiave che stanno nel titolo. Secondo, non mettere nessun hashtag nel titolo, altrimenti poi non si vedono gli hashtag della descrizione. Quindi in descrizione potete mettere un hashtag Santenchan. E terzo,
non mettere la geolocalizzazione del video, perché altrimenti sotto il vostro video nel display la gente non guarderà gli hashtag e la gente non troverà il vostro video per l'hashtag ma per il luogo geografico. E se voi volete che trovino il vostro video anche grazie all'hashtag Santenchan, mettetelo fra i primi tre hashtag Santenchan con l'hashtag e togliete la geolocalizzazione. Questo lo potete fare anche per i video vecchi. Allora vi dicevo, questa haters, questa stalkers, questa mangiatrice di pizze all'ananas, cerco di avere successo grazie a, al mio hashtag Santenchan anche su YouTube, però con scarsissimo esito. A tal punto che il suo amore, la sua amicizia, la sua simpatia si trasformò, chissà perché, chissà per come, in odio e iniziò a volermi rendere la vita impossibile. Praticamente sotto alcuni video che scelse arbitrariamente produsse addirittura 150 commenti, e quindi aiutandomi nell'ultimo video a incrementare le visualizzazioni enormemente, perché quel video fu visto molte volte grazie al fatto che in pochi minuti io ottenne subito 150 visualizzazioni. E poi a ogni persona che commentava in inglese gli diceva che io ero una persona cattiva, brutta, brutta pure dentro, e che c'avevo losche intenzioni, che ero un losco figuro, che me ne volevo approfittare della gente, che non so, che io non rendevo famoso nessuno, come se mi avesse pagato per essere famosa. E ha convinto una sola persona, perché altrimenti quello che faceva senza saperlo era dare del traffico ai miei video. Anche gli dava dislike, ma in quel periodo i dislike sì contavano, ma generavano reactions, quindi tanto riguadagnato, o bene o male, diceva Oscar Wilde, l'importante è che parlino di uno. È riuscita soltanto a persuadere, perché gli altri neanche leggevano i suoi commenti. Faceva dei commentari che sembravano di una integralista religiosa cristiana, fondamentalista religiosa cristiana, manco fosse la Pivetti, no? Però ha convinto una, mi sembra che si chiami Elena, per dirlo eufemisticamente, non voglio poi coinvolgerla in una diatriba che non ha molto senso, ma Elena compra pace. In che altro modo si può esprimere l'idea di comprare? ACQ, ACQ. Capito, mia vesti? Quindi non era compra il vero nome pace, ma era ACQ pace. Bella, oh! 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 Passano i gatti e i miei cani abbaiano. Allora, ho trovato un eufemismo. Invece di dire Elena compra pace, Elena ACQ, Elena ACQ, credo si chiamasse così, anche lei amica che veniva da Instagram, che poi mi ha iniziato a seguire, a commentare i miei video su YouTube dicendo che erano dei bei video,
E poi un'altra cosa, fin tanto che la haters, mangiatrice di pizza all'ananas, pensava, perché io la supportavo, io commentavo i suoi video, io dicevo che erano belli, anche se in effetti video di 15 secondi con effetti di un editore per cellulare, insomma, in verticale nel computer. Però io sono sempre stato un cuore d'oro. Allora, lei, prima di dirmi che peste corna, mi diceva: guarda che i tuoi video mi piacciono tantissimo, sei bravo, complimenti. Lei nel nome questa vaiana c'ha qualcosa come Savage, o c'aveva, perché così come per Instagram anche in YouTube ha dovuto chiudere un sacco di canali. Poi non so se saranno stati canali del brand oppure ha avuto molti account, però sta di fatto che è riuscita a convincere a questa Elena compra la pace ACQ che io ero brutto, cattivo, me ne approfittavo delle persone che volevano avere esito per problemi economici. Oh, mai mi ha dato un centesimo questa vaiana, che vuole da me? E gli dicevo di usare il mio hashtag, più di così. E allora questa Elena ACQ Pace mi ha detto: guarda, adesso basta, io mi sono rifatta una vita ai 43 anni e non ti seguo più, non mi piace. E ha detto che la vaiana che l'hai trattato male, e io gli ho spiegato in un commentario. Non so se poi voi mi seguite in Instagram o in quale altra rete sociale, perché vorrei pubblicare foto, screenshot di questi commentari, perché questa storia possa avere un seguito da qualche parte. A distanza quasi di 13 anni, sì, no, questo è successo nel 2019, alla fine del 2019, 20, 21, 22, sarebbero bene o male 3 anni. Scusate se prima ho detto 2009, che sto parlando così, improvvisando, no? Non ho scritto nulla di quello che dico. Allora, lei mi ha detto: non ti seguo più, questo, quell'altro. Lei mi seguiva in Instagram e io vorrei mettere tutte queste conversazioni. Elena ACQ Pace, datti pace. Perché poi io gli ho spiegato le cose come stavano, e questa Elena ACQ Pace mi ha detto, questa compra pace, che se ne deve comprare a tonnellate di pace, perché non sta molto in pace. Ah, vabbè, a me non me ne frega, tanto non ti seguo più, ti tolgo i like, i commentari. E tu, mi sembra che ha pure chiuso un canale di YouTube, l'unico che avesse, nel quale io mi ero iscritto per cortesia, che non aveva contenuti. E allora non so, si rimane così. È stata l'unica persona, per fortuna, che ha dato retta a questa vaiana. Io non è che gli ho detto: guarda, se vuoi non mi seguire più su Instagram, che tanto su Instagram ho avuto sempre un promedio di 2-3 mila followers, ma se c'è sempre chi ti lascia e chi ti inizia a seguire. Infatti ho lasciato di utilizzare un'applicazione per non seguire più chi non ti segue in Instagram, prima di tutto perché ci stavo ore a fare l'unfollower, poi perché c'era il rischio di non seguire chi realmente mi seguiva, o perlomeno chi era iscritto, perché a volte io non ho tempo di commentare tutti i commentari in Instagram. E terzo, perché che me ne viene?
non c'è un limite di quanti posso seguire, tanto neanche ho tempo di, se mi seguissero 3.000 persone, neanche ho tempo di dare 3.000 like al giorno in Instagram. Magari giusto se fossero 3.000 persone a darmi 3.000 like a me. Perché? Perché oltretutto c'è un limite, nel senso che proprio ti bloccherebbero l'account per un giorno o due, non potrei neanche pubblicare. C'è un limite alle pubblicazioni e ai like che puoi dare. Mentre 10.000, 100.000, 1 miliardo di persone possono darti un like in un giorno, o anche 10, moltiplicando per 10, quindi 1 miliardo. È difficile replicare con un like a 100.000 persone. E quindi adesso, scusate, ma devo fare una cosa, proprio la volta che ho trovato l'argomento, vediamo quanto tempo sto via, però insomma io sempre la notte, poi passano i gatti, la notte mi ricordo la notte piccola per noi. Adesso vengo, uno o due minuti al massimo, se volete saltate questa parte.
Altri 30 secondi, che vengo. Poi, eccomi qua, mi rimetto questo perché è veramente molto tardi. Non so se sono l'una o le due, ma è veramente molto tardi. Adesso vengo. Io non per dire, no? Ma proprio perché io mi possa rimodernizzare nel parco tecnologico, ho bisogno, io non sono da cambiare cellulare ogni anno. Certo, con quello che mi ha pagato, con quello che mi ha pagato YouTube, nel 2021 mi sono regalato il Moto E7i Power e ho regalato, che poi lo tengo spento da molto tempo perché ho scoperto come usare WhatsApp Wi-Fi e mia madre non è che fa molte chiamate col cellulare. Ci abbiamo ancora la linea fissa. Io ho dato il Moto X seconda generazione a mia madre e mi sono tenuto il Moto E7i Power, che vi faccio vedere. Questo è il Nokia Asha 302 col quale mi sono fatto molti video nel passato. Nokia Asha 302, che c'ha una camera 3,2 megapixel e filma in 640x480, 3,2 megapixel. Ecco qua. A favore di luce. Poi mia madre nel 2015, a fine 2015, mi ha comprato questo cellulare del 2014, il Motorola Moto X seconda generazione, che ancora funziona benissimo. Lo vedete a favore di luce, lo vedete, c'ha 13 megapixel qua,
può filmare persino in 4K, cioè ultra HD, soltanto che si surriscalda come una padella. Mi sembra che c'ha 8 nuclei, dovrebbe avere 8 nuclei, forse ne ha 4, non lo so. È un Motorola Moto X seconda generazione, cioè il primo era del 13 che è uscito. Questo è di qualità superiore ed era di gamma alta e ancora funziona bene, soltanto che c'è un'autonomia scarsa, poi dovuto anche all'hardware e al sistema operativo che si è attualizzato nel 2016, da Lollipop è passato a Marshmallow, quindi c'è l'Android 6.0 e non si è più attualizzato, a parte qualche patch di sicurezza. E quindi in luglio 2021 mi sono comprato questo, che è un Motorola Moto E7 e-Power. Rispetto al Motorola Moto E7, diciamo che c'ha una batteria di 5000 mAh, che è anche una specie di maledizione, perché con questo facevo le 3 del mattino, le 2, le 3 del mattino, e poi a volte mi si spegneva solo, e quindi l'indomani non lo utilizzavo, perché io questo, finché non l'ho dato a mia madre, non c'aveva linea telefonica, lo utilizzavo come tablet, perché anteriormente mia madre mi aveva comprato questo tablet Eurocase 2 megapixel di camera principale che filma in 720x1280, 0, non so che cosa, ci ho fatto dei video con la camera selfie, ma che filma in 800x600 e mi faceva la voce proprio strana, però è durato 8 mesi e si è rotto. Allora, questo me l'ha regalato a dicembre 2013, questo tablet. È una marca che non vi consiglio, Eurocase, non la comprate se la trovate. È tipo PC Bots. E allora mi prese questo cellulare a fine 2015, perché io ancora utilizzavo per navigare in internet il Samsung Galaxy Young 5360, che non so se riesco a trovarlo. Sono riuscito a trovare, non sono riuscito a trovare l'LG KP215 che ho avuto in precedenza, prima di questo, nel 2010. Questo ce l'ho avuto nel 2013, che è il Samsung Galaxy Young 5360. Purtroppo si sarà danneggiato il bottone, che in pratica va in loop, ma tanto ormai con un Android Gingerbread 2.3.6 in pratica non serve a molto adesso, forse neanche funzionerebbe YouTube. E io gli riuscì a mettere una diversa custom room, pensando che il problema fosse, invece no, addirittura è di una società telefonica. Quindi era un cellulare libero, l'ho reso prigioniero, però lo stesso c'è il problema della batteria, sembra funzionare bene, sembra che questo bottone qua, forse dovrei entrare in impostazione e vedere di disattivare, ma non so come fare. Ma tanto un cellulare che tecnicamente c'ha una camera da 2 megapixel, però a differenza del tablet che vi ho fatto vedere lì,
non è che filma a 720x1280 con una risoluzione bassissima quel tablet, no, questo cellulare filma a 2 megapixel 320x240, incredibile, perché filma meglio questo che è uscito nello stesso periodo, che però non ha Android, che filma a 640x480 a 3,2 megapixel. Infatti l'immagine è molto più ricca, molto più. Allora adesso io utilizzo per navigare, perché anche se c'ho la linea telefonica e vabbè, utilizzo WhatsApp e utilizzo anche Telegram, però basicamente per le reti sociali e per fare le live. Posso anche fare le live con altre reti sociali, cosa che faccio, non le pronuncio perché agli algoritmi non piace, ma la mia idea è che se voi mi appoggiate magari con abbonamenti e con tutto quello che vi ho spiegato prima, il bottone a forma di cuore sotto il video, quando guardate questa premiere fate qualche intervento tipo super chat, oppure che c'è l'icono con nella chat, c'è l'icono con il dollaro, oppure mandare degli sticker. E voi mi domanderete: ma cosa mi serve il cuoricino sotto i video? Non tutti, YouTube sceglie quale video è più idoneo. Per esempio, quando sono appena usciti, no. E beh, la risposta è semplice: che se schiacciate l'icono tanto dal cellulare come dal desktop, quindi anche dal browser del cellulare, quando fate clic lì, a me fate un unico donativo di denaro, che può essere da 5 dollari a 200, a vostra scelta, scegliete voi, però metteranno in evidenza, a seconda anche di quanto donate, il vostro commentario, cioè non sarà un commentario ordinario, e io in questo modo potrò comprarmi un cavalluccio per filmarmi meglio. E stavo pensando, invece di una filmatrice, perché non ritornare, dopo aver comprato questo nel 2013, quindi 8 anni fa, più di 8 anni fa già. Capito come è cambiata la tecnologia? Perché guardate che i Note e gli S di quegli anni erano così, avevano questo look, anche il bottone, i Note 4 5 6 6, non so che cosa c'era in quel periodo, se c'era il Note 3 4, credo che era il Note 3. Il 4 è uscito nel 14 e il 5 nel 15. Io stavo per prendere il Note 4, però costava molto di più del Moto X seconda generazione. Allora, dopo 8 anni voglio ritornare in casa Samsung, dopo aver avuto, perché costano di meno rispetto al Samsung, 2 Motorola. Voglio ritornare con questo che ha un look totalmente innovativo. Scusate, devo andare a rispondere al telefono, che è un Samsung S22, un Samsung Galaxy S22, quello ultra. Momento. Grazie.
quando chiamano si sbagliano e insistono. Ma come, non sei tu il nipote di tale persona che io non ho mai sentito nella mia vita? E allora, vi dicevo, io avrei bisogno di un Galaxy S22 della serie dei Galaxy, vabbè che oggigiorno tutti i Samsung sono Galaxy, e deve essere Ultra perché c'ha una buona camera. Io col cavalluccio pensavo, faccio un po' come con questa filmatrice che ormai c'è il display rotto. Non c'è bisogno che io mi guardi nello schermo, perché una volta che la collochi lì basta che guardi nella camera, anzi ti distrai di meno. Io, facendo le live appoggiando questo da qualche parte, guardo lo schermo e non sembra che guardo chi mi guarda. Lo vedete qua? Che cos'è? È l'Ultra? L'Ultra è questo. È questo qua. Ciò di cui avrei bisogno. Ciò di cui avrei bisogno. Ciò di cui avrei bisogno, capito? E così, la verità, io vi dico la verità, vi ho anche raccontato che hanno chiamato e vabbè, io poi mi voglio fare il figo, per fortuna che non sudo e non puzzo, ma una volta ero molto linfatico, ma adesso... adesso mi devo di nuovo levare le cose, perché io, Bobby, io sono fatto così, capito? Come diceva Renato, capito? Bobby, ti amiamo. Non so se si riuscirà a vedere perché sta sul tavolino. Ah, ecco, dai, vieni, poverina. Dai, è molto timida, molto timida. Allora, io ho fatto, ecco qua, il mala, il japa mala delle preghiere indù e buddiste, il rosario. Questo è tibetano perché c'ha questi due che servono a contare, prima le unità, poi le decine, poi le centinaia di giri di orazione che uno fa dei mantra. E io in un video consigliavo come sconfiggere gli haters, e dicevo proprio che la miglior forma di sconfiggere gli haters era meditando, recitando mantra e la cena, recitando mantra, respirando profondo e vivendo la propria vita, perché al fine uno può pensare, gli haters sono quello che sono perché non si sono riusciti a fare una propria vita, ed è vero. È proprio così, care amiche e cari amici, gli haters sono quello che sono perché non hanno una vita loro. Om mani padme hum, 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 om mani padme hum. Io poi non me la sono mai presa personalmente,
perché io ho sempre fatto delle sfide, dei challenge civili, onesti, dicendo appunto haters. Ho fatto anche dei video con degli effetti speciali, con un editore, no, con i tuoni, i fulmini. Haters, vi sfido a mettere dislike ai miei video. E se c'è qualche haters che mi guarda adesso, o magari quella ACQ Pace, che magari se lei guarda, un momento, deve essere sempre la stessa persona che sbaglia. C'è una signora anziana che continua a quest'ora di notte, per fortuna mia madre dorme, a chiamare, dice un nome, ma non è la casa di, e no, ma come no, vabbè, adesso vi devo lasciare. Mi raccomando, grazie di avermi seguito per quasi un'ora e tre minuti e ci rivediamo alla prossima. Ciao, grazie di avermi seguito. Mancano pochi secondi e diventeranno un'ora e tre minuti.